Benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto, ovvero Federico Frusciante, un canale dove si parla di cinema, di musica, di letteratura, quasi tutto comunque collegato alla settima arte. Quello che state per vedere è un Frusciante al cinema, ovvero un video dove parlo della mia prima impressione di un film appena uscito nelle sale. Come dico sempre, comunque la prima impressione potrebbe cambiare con la seconda, terza, quarta visione, ma questo è un film molto interessante del quale comunque mi andava a riparlare direttamente, perché io molti film che guardo al cinema non ci faccio il Frusciante al cinema, proprio perché a volte non mi interessa assolutamente parlare della prima impressione, anche perché reputo alcuni film non così interessanti da doverne parlare subito. Invece il film di cui voglio parlare è Civil War di Alex Garland, stavolta un film secondo me di quelli che meritano assolutamente un approfondimento. Alex Garland, tra l'altro, è britannico, 53 anni, uno scrittore prima che un regista, scrittore di libri di successo come The Beach Child, portato male sul grande schermo da Danny Boyle, che poi è diventato anche un grande sceneggiatore, da Dread a Sunshine, Dread è quello ottimo, no? Quello troiaio con Stallone, a Sunshine, 28 giorni dopo, Non lasciarmi, e poi è esordito dietro la macchina da presa con il bellissimo Ex Machina, grandissimo film di fantascienza, a cui è seguito l'ottimo annientamento, purtroppo da noi portato via dalle sale da Netflix, ma fortunatamente ormai è di nuovo disponibile anche per l'home video. E poi ha girato il discusso, eppure secondo me meraviglioso, Man, appunto un horror molto particolare che regalava anche questo emozioni contrastanti sia agli spettatori che alla critica. E quindi parliamo un attimo di questo Civil War, protagonista Kirsten Dunst fantastica in questo ruolo di questa giornalista, praticamente lì che insieme ad altri colleghi si trova a commentare questa guerra civile americana che praticamente unisce la California, il Texas e alcune frange così occidentali contro appunto Washington e il presidente. Fortunatamente il film ci butta direttamente dentro questa guerra civile attraverso una serie di informazioni che ci verranno date sempre più avanti seguendo il film, che non cercano di essere però didascaliche, ma che servono esclusivamente per capire ciò che il nostro regista ci vuole raccontare attraverso appunto una narrazione che poi diventa un on the road, perché insomma la storia è proprio di questa lì, giornalista ormai affermata che ha vinto di tutto, famosissima nel mondo, che praticamente è appunto a New York all'inizio del film insieme a il suo collega Joel, che lei è una fotografa, il nostro Joel invece è diciamo un commentatore, un intervistatore, che insieme all'anziano Sammy decidono di partire per Washington. Sammy perché vuole andare in prima linea e fermarsi prima, e loro due invece perché vogliono cercare di andare a intervistare e fotografare il presidente prima della probabile caduta appunto di Washington sotto la forza della Western Force di tutta questa coalizione. E poi a loro si unirà una ragazzina che verrà salvata all'inizio appunto a New York, Jessie, questa giovane ventenne che vuole far diventare anche lei una fotografa e che alla fine convince Joel a fare il viaggio con loro, e quindi nonostante lì sia contrarissima comunque partono per questo viaggio on the road che li porterà direttamente appunto verso Washington. La trama è questa in poche parole spicciole, ma è un film che veramente lascia basiti sin dal suo primo incipit. Come ho detto, non ci viene data nessuna informazione in realtà sull'epoca, non ci viene data informazione a un certo punto nemmeno troppo specificatamente di cosa davvero ha portato a questa guerra civile, se non in qualche punto in cui scopriamo che questo presidente è abbastanza fascistamente, insomma, ha bombardato con droni, ha ucciso gente che non era d'accordo con lui, ma anche l'altra parte sembra in realtà influenzata da un certo tipo di violenza e di voler per forza essere staccati. Quindi un film che parla assolutamente in maniera quasi apolitica, perché non mette né sinistra né destra, ma mette insieme il mondo, l'umanità che si combatte e che si contrappone su due parti completamente diverse e che non riesce a trovare un minimo di dialogo. Tutto questo è raccontato attraverso però gli occhi dei giornalisti, gli occhi di un certo mondo disincantato, completamente fermo di fronte alla morte degli altri, per un film che racconta appunto questi personaggi in maniera ottima. E come ho detto, è splendida Kirsten Dunst con il suo sguardo ormai completamente in un certo senso distrutto, assuefatto alla violenza, in quella scena meravigliosa dove ha quei flashback, dove vede quell'uomo che prende fuoco, dove lei insomma fa le foto più importanti probabilmente della sua carriera. È già una scena magnifica, ma il film parte, ripeto, con una incredibile panoramica dall'alto per poi portarci direttamente all'interno appunto delle strade di una New York che sembra distrutta, una New York dove non c'è più acqua, dove non c'è più cibo, dove le persone incominciano a fare la lotta interna, ancora più interna, a un'altra guerra civile. E in tutto questo appunto vengono fuori i personaggi, perché viene fuori questa scena incredibile di impatto che apre il film con questo attentato così con la bandiera americana che lascia veramente di stucco. E poi ripeto, il film ci si trasferisce in un certo senso in questo albergo dove i giornalisti sembrano rilassarsi prima di dover ripartire, insomma, in questo mondo, in questa guerra dove praticamente tutto è permesso, cioè sparare anche ai giornalisti senza alcun problema. Personaggi per niente didascalici né stereotipati, non c'è mai nessun tipo di sentimentalismo né pietismo nel loro modo di fare lavoro e nemmeno nel modo in cui Garland cerca di riprenderli.
saggio Sammy, aveva capito dall'inizio che cosa stava succedendo, che cosa stava per succedere in un film dove si racconta una guerra civile americana, sì, che probabilmente poi ha fatto fare casini perché c'era chi diceva contro Trump e tutto il resto, ma Garland ha chiaramente dichiarato che il suo è un film apolitico, in quel senso è un film che mostra in realtà il male di doversi dividere a ogni costo e doversi combattere con le armi. Naturalmente non ha scelto l'America a caso, l'America è un posto perfetto per fare un'idea di una guerra civile, un paese è diviso in più di 50 stati, diviso da tantissime proprio divisioni interne che lo rendono in realtà un paese molto pericoloso proprio al proprio interno, per la loro propria politica interna. E in tutto questo funziona alla stragrande questo aver messo insieme la California, un paese così liberale, insieme al Texas, il paese più conservatore, che si unisce anche alla fascia occidentale, la Florida da sola, quindi un attacco completo verso Washington che viene seguito appunto da questi nostri giornalisti in maniera, come ho detto, ottima, grandissimo nel ruolo di Joel, l'attore brasiliano Wagner Moura, che riesce veramente a essere perfetto nel suo essere sopraffatto dalla violenza, essere cinico, essere impaurito, veramente una prova spettacolare, così come quella del vecchio, che è veramente eccellente. Stephen McCarran Hindelstone è veramente un attore grandissimo da sempre, qui dimostra una forza interpretativa non comune, così come è bravissima l'attrice che fa la giovane Jessie, ovvero una Kelly Spini perfettamente calata nel ruolo, che parte con questa specie di modo di fare così innocente, così ancora non svezzato, che nel giro di pochi giorni in realtà cadrà talmente forte dentro questa violenza e dentro questa idea appunto completa e totale di follia che è apparentemente la guerra civile o non, in un mondo appunto come quello americano, che è diviso in 6.000 fazioni poi all'interno di sé. Ed è inquietante come questo on the road continua incredibilmente attraverso appunto degli incontri sempre più particolari o sempre più pericolosi o non da parte dei nostri, perché come ho detto anche qui i giornalisti in realtà vengono sparati a vista, specialmente dai filogovernativi. Quindi è un film che mette di fronte un'altra volta il male delle armi e di un paese armato appunto come quello dell'America, dove tutti possono avere le armi e tutti diventano pericolosi e tutti diventano in realtà una miccia. È meravigliosa appunto in questo la scena di questi dei nostri che arrivano e vengono sparati appunto da una casa e trovano altri due cecchini che sparano verso la casa e li chiedono chi c'è nella casa, qual è il nemico. Loro non sanno nemmeno per chi stanno combattendo o contro chi stanno combattendo, stanno semplicemente sfogando la loro rabbia repressa da forcaioli, così come l'altra bellissima scena alla pompa di benzina, dove troviamo un'altra volta un altro inquietante momento in cui tutta la drammaticità della realtà della violenza umana viene fuori con una forza incredibile, così come sono perfette tutte le parti appunto dove i nostri vedono cambiare piano piano il paese sempre di più, durante la notte quando vedono tutte le esplosioni che non vedono l'ora il giorno dopo di poter andare a vedere, e noi ci troveremo poi in questa situazione di guerriglia urbana veramente incredibile. E ripeto, è una situazione di guerriglia urbana che ognuno poi prende come vuole e quindi in un certo senso diventa la propria guerra. Quando troviamo quel soldato che usa il Kalashnikov in quella maniera incredibile, che ha fatto centinaia di morti decidendo lui che cosa fare, fa le pulizie etniche a seconda da dove vieni, della razza e tutto il resto, è veramente inquietante. E nel ruolo è uno splendido Jesse Plemons, che tra l'altro nella vita vera è il marito di Kirsten Dunst, che fa questo militare completamente schizzato, che prende che prende proprio le proprie decisioni ormai senza nemmeno rispettare nessuna regola appunto civile né assolutamente di guerra. Ed è questo che colpisce in questo film: non c'è assolutamente nessuna regola che permette in realtà di poter transitare attraverso una guerra e poterla raccontare realmente come le altre, proprio perché a questo punto siamo a un punto di non ritorno dove ognuno sembra combattere più per se stessi. E infatti è fantastica la frase: se anche dovessero vincere questi arrivano a Washington, poi che cosa succederà dopo? Che altre guerre, ancora un'altra risoluzione per capire chi dovrà andare al potere. Un film girato in maniera impressionante. Il grandissimo Alex Garland utilizza quasi sempre una macchina a mano fenomenale, dove i movimenti sono studiatissimi e sono intervallati da questa meraviglia appunto di sonoro, dove i dialoghi quasi sono sempre coperti da una forza, da un rumore o da una musica esplosiva che riesce veramente a colpire nel segno. Una musica straordinaria di Geoff Barrow e Ben Salisbury, che fanno un lavoro mostruoso, così come il lavoro mostruoso del montatore Jake Roberts, che riesce a beccare ogni inquadratura per un film veramente montato da Dio. In un certo senso, ripeto, questo utilizzo della macchina a mano si ferma nei momenti in cui i nostri incominciano a viaggiare inquietantemente in questi desolati e silenzi, dove troviamo praticamente baraccopoli, macchine distrutte, città che sembrano essere perfettamente fuori da ogni tipo di logica di guerra, che in realtà però nascondono appunto cecchini per cercare di mantenere questo falso non allarme. Per un film che racconta personaggi, li racconta attraverso appunto delle psicologie veramente ben definite, attraverso dialoghi ottimi che, come ho detto,
rimangono coperti però da ciò che è in realtà il vero dialogo per il nostro regista, ovvero la morte e la distruzione che porta la guerra intesa proprio come tale, anche se combattuta probabilmente a machete, chiaramente, o a sassate. Qui chiaramente le armi portano ancora di più a una cosa esponenziale, appunto, della possibilità di potersi vendicare o fare quello che cazzo gli pare, attraverso appunto anche il fanatismo e la falsa idea di una nuova rivoluzione, di una nuova guerra di secessione, cosa che aveva già fatto nascere un grandissimo film di metà anni 90 di Joe Dante, ovvero La Seconda Guerra Civile Americana, che era un film veramente notevole. E questo film ne riporta qualcosa, seppur quello era girato in maniera molto grottesca e satirica, chiaramente, quindi nel livello di commedia. Eppure c'era stato anche un altro film che aveva dato un certo tipo di avvisaglie, ovvero Bushwick, che era veramente un buon film pure quello. Certo, qui siamo a un altro livello, secondo me, e Civil War mostra un'altra volta come il talento di scrittore di Alex Garland sia di pari passo a quello di regista, che viene quasi mai nominato. Ma ripeto, l'utilizzo di questi campi altissimi, dove sembra di essere un film di zombie, dove sembra di essere un film già post apocalittico, mentre siamo in realtà dentro una apocalisse, è veramente incredibile. E in tutto questo, ripeto, i personaggi non fanno mai quello che ci si aspetta che facciano. Sono personaggi umani, incredibilmente descritti in maniera assoluta, che però vivono dell'adrenalina della guerra, vivono dell'adrenalina di dover fare la migliore foto, di dover fare la più grande intervista. E quindi il film vive appunto di questo triplice quasi utilizzo della regia, una regia a mano che ci rende partecipi, diciamo, dell'azione, della violenza, con un montaggio, come ho detto, incredibile, una fotografia di Rob Hardy, di quelle da incorniciare veramente, una fotografia che mette paura per quanto è perfetta, con questa luminosità e questa meravigliosa invece idea di notte, per un film, come ho detto, che ha appunto queste tre visioni: questa visione molto veloce, questa visione a macchina a mano, questa idea invece di rallentare, raccontarci con piani fissi, con profondità incredibile, con movimenti lenti, qualcosa che è praticamente di terribile, che sta avvenendo attraverso questo on the road, perché di questo si tratta, e attraverso appunto queste immagini, come ho detto, di città disastrate o città che cercano di sembrare di non avere addosso la guerra che in realtà le sta circondando. E poi c'è il terzo atto è veramente incredibile. L'assalto alla Casa Bianca è una delle cose più belle che mi è capitato di vedere al cinema negli ultimi anni, una grandiosità nella scelta poi incredibile, che è stata criticata come non credibile, ma non l'avete visto il film non vi vuol dare l'idea appunto di una guerra normale. Qui siamo di fronte a una guerra dove i giornalisti devono stare attenti anche a avvicinarsi ai militari, a quello e a quell'altro, perché rischiano sempre di essere sparati da qualcuno, perché qui ormai la violenza ha degenerato, e quindi vediamo che ognuno utilizza la guerra e tale violenza per i propri scopi, in realtà per avere ancora più divisioni e non per cercare di raggiungere veramente uno scopo. E non voglio parlare dell'ultima scena, ma è veramente inquietante il sistema con cui appunto anche la stessa giovane Jessie reagisce in realtà a ciò che non avremmo mai voluto vedere su grande schermo, perché ti spezza veramente l'anima in una scena per niente carica, anzi dove il pietismo e il sentimentalismo viene assolutamente eliminato da questi personaggi, ed è giusto. Sono personaggi che si sentono in pericolo, e quando si sentono in pericolo piangono, stanno male, ma che quando invece vedono la guerra e sono in pericolo in un altro senso, ma il pericolo però li porta a fare il loro lavoro, questo pericolo viene completamente cancellato e diventano in realtà anche loro in realtà macchine da guerra, che non utilizzano le armi ma utilizzano le loro macchine fotografiche, il loro modo di scrivere, il loro modo di riprendere, proprio per cercare di raccontare qualcosa che in realtà vorrebbero non più raccontare, in un certo senso, come quando racconta Kirsten Dunst appunto del suo lavoro, di aver fatto tutte queste foto, tutta questa morte, per il suo credere che ogni foto che avesse fatto avrebbe portato sempre più lontana le persone dal poter fare la guerra, ma non aveva fatto i calcoli in realtà con l'animo umano. Un film quindi in un certo senso apolitico, un film però socialmente veramente importante e imprevedibile, che non mette da una parte né buoni né cattivi. A un certo punto tutto si mescola e tutto diventa semplicemente un racconto appunto attraverso uno sguardo assolutamente innovativo. Il montaggio è perfetto, l'utilizzo degli attori, ripeto, è magistrale, e Garland si concentra decisamente su questo on the road attraverso un viaggio che appunto ci fa capire le diversità dell'America stessa, ma le diversità dell'essere umano, il modo con cui si approcciano anche alla guerra, la paura, il terrore, la mancanza di accettazione. Tutto viene raccontato tramite lo sguardo cinico, sì, ma però anche in un certo senso evoluto e così interessato appunto dei giornalisti. In tutto questo la giovane reporter che si mette piano piano sempre più in gioco e rischia la vita per ogni foto è assolutamente uno specchio di un rischio che diventa normalità.
Quindi un film che ci racconta una guerra diversa, una guerra civile che non è fatta appunto di battaglie campali, di scontri fra eserciti uno contro l'altro, ma di semplici piccoli scontri fra 3-4 persone contro altre 3-4 persone, di microcosmi che diventano in realtà altro, di atrocità che vengono eseguite proprio per la crudeltà personale e non solo appunto della violenza della guerra stessa, che dona, come ho detto, la possibilità ai violenti, ai crudeli e a chi non vedeva l'ora e la possibilità di potersi finalmente sfogare. Ecco, in questo senso un film veramente magistrale, ripeto che ha una regia però strepitosa, e quelli che dicono appunto alla fine che non era credibile che i militari si portino dietro e i giornalisti probabilmente non hanno idea prima di tutto di cosa sia fare il giornalismo durante la guerra, e poi non hanno idea che questo film è un film di finzione e che quindi in questo caso i guerrieri, diciamo così, i militari che vogliono appunto espugnare Washington vogliono avere le riprese, vogliono avere subito in diretta tutto quello che sta succedendo proprio per farlo vedere al mondo intero, e la scena finale è veramente incredibile. Ripeto, gli ultimi 5 minuti lasciano col fiato sospeso in modo terrificante e rimani alla fine veramente disturbato e con una sensazione angosciante di un futuro, di un film distopico, di una fantascienza che però sembra tanto vicina a noi, nonostante appunto non ci sia nessuna per ora guerra civile americana. Ma non è solo quello, secondo me è un film che andrebbe visto in una logica diversa, potrebbe succedere in Italia come potrebbe succedere in Inghilterra, come potrebbe succedere in Cina, potrebbe succedere ovunque, e il nostro Garland ci mette in guardia di fronte alle troppe divisioni, all'impossibilità di avere un dialogo, e questo dialogo diventa assolutamente guerra. Qui chiaramente ci sono degli attacchi incredibili al presidente degli Stati Uniti, che comunque è colpevole di farsi un mandato in più senza essere stato eletto, di essere praticamente uno che ha ammazzato, però a un certo punto non riusciamo bene a capire se anche gli altri sono poi così buoni, perché a un certo punto non riusciamo nemmeno più a distinguere, come neanche loro, chi è davvero il buono e il cattivo, chi è davvero che deve vincere, chi è davvero da una parte o dall'altra, perché ripeto, in questo tipo di guerra non diventa più una guerra campale, non diventa più una guerra di eserciti, ma diventa semplicemente una guerra di distruzione totale, una guerra dove il nemico non va assolutamente catturato ma va eliminato, seccato subito, senza nemmeno un discorso. In un mondo, in una guerriglia appunto come questa, che diventa completamente fuori di testa, che non ha nemmeno quelle orribili regole che comunque una guerra deve avere, non si fanno praticamente prigionieri, succede tutto di fronte appunto agli occhi smarriti di questi giornalisti che avevano visto di tutto, ma probabilmente mai una guerra civile di questo tipo, di questa portata, perché annulla praticamente la loro percezione del loro paese stesso. Ed è splendido come appunto sia Jesse che lì parlano proprio dei propri genitori che stanno in queste fattorie e che non gliene frega un cazzo di quello che succede intorno, perché tanto per loro la vita non li cambia qualunque cosa succeda. Ed è veramente, ripeto, ansiogena e terrificante l'ultima scena. Ci sono 20 minuti di grandiosità dove i nostri seguono appunto i militari all'interno della Casa Bianca per una scena memorabile che col cazzo non torna. Sono i militari stessi che vogliono loro dietro per avere appunto la vittoria in mano anche mediaticamente, perché in questa società è ancora più importante. Quindi un film che, ripeto, ci mette di fronte all'orrore della guerra, che è sempre terrificante, ci mette di fronte un'altra volta all'idea di dover avere schieramenti durante una guerra in un certo senso, ma cercare di fermarla e basta, e ci mette di fronte anche al lato cinico e in un certo senso perverso di un certo tipo di giornalismo che parte con un'ottica che sembra quella giusta, sembra quella di voler raccontare, sembra quella di voler entrare davvero dentro la storia per poterci far cambiare idea e poterci raccontare senza alcun filtro, ma che in realtà piano piano diventa anche egocentrismo, diventa anche mancanza di realtà. E in un certo senso, ripeto, questi personaggi non sono mai descritti come dei grandissimi, ma sono assolutamente descritti con una dicotomia tra bene e male notevole. Fanno errori, fanno cazzate, le dicono, eppure sono sempre più interessanti da seguire fino al meraviglioso di finale. E poi, ripeto, la regia di Garland utilizza quest'idea degli scatti quasi sempre in bianco e nero, che diventano appunto solo con il rumore della macchina fotografica, interrompendo anche il rumore dei suoni, delle bombe e tutto, qualcosa di veramente incredibile e innovativo, in mezzo a citazioni secondo me kubrickiane che possono andare a Full Metal Jack, al grande Coppola per Apocalypse Now, e in mezzo a tutto questo ci troviamo anche un po' della sottilinea rossa per un certo tipo di psicologia. Ma Garland, ripeto, riesce a fare un film unico, riesce a fare un film violento, un film crudele, che ti lascia veramente con la sensazione di aver visto comunque qualcosa di inestimabile di questi tempi, perché riesce a parlare attraverso un sistema complicato intellettuale che ti deve far pensare a ciò che stai facendo. Però il film vola, perché 1:49 mi è parsa veramente un attimo, perché il ritmo è indiavolato, pur appunto succedendo tantissime cose, pur non spingendo mai sull'acceleratore, il nostro riesce però a regalarci veramente una tensione, un ritmo, un'ansia e un senso dell'orrore anche verso l'umanità e verso noi stessi, che non si cancella dopo la visione. Assolutamente non vedo l'ora di vederlo la seconda, terza volta, perché Garland conferma di essere un grande regista. E qui, ripeto, si parla di tutto, si parla di amicizia grandissima, a personaggi che in Stand Dance, che con la morte di uno dei suoi amici incomincia ad avere dei problemi, soprattutto esistenzialisti, appunto come
come gli viene chiesto dallo stesso, per un film che lascia a bocca aperta per tecnica, per recitazione, per scrittura e per idea, perché se appunto, come ho detto, era già venuto in mente a Joe Dante, Bushwick e via dicendo, qui si ha uno sguardo talmente limpido, talmente aperto e in un certo senso talmente strano, visto che il nostro regista comunque è britannico, che riesce a trasformarci questa guerra civile americana come se fosse la guerra civile di tutto un mondo, praticamente un mondo che si dice democratico ma che è pronto a scoppiare con la prima scintilla. Grandissimo film quindi per Garland, che dimostra di essere uno dei migliori registi degli anni 2000, altro che cazzi, e che non riesce a sbagliare manco un film. Questo forse è il suo film più maturo, è un film talmente imprevedibile e talmente interessante che mi ha lasciato a bocca aperta. Poi vediamo con la seconda e terza visione se continuerò ad amare così tanto questa pellicola. Intanto cosa vi posso dire di più? Qui sotto c'è il link per donare su Patreon per chi vuole delle mini recensioni a richiesta personale o per iscriversi semplicemente a Patreon per darmi una mano. Qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, quindi se volete donare direttamente su questo video o sotto altri video, qui sotto c'è il pulsante del super grazie. Poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia. Mi piace, iscrivetevi al canale, la campanella, mi costano un cazzo e fanno felice il Frusciante. E poi che dirvi di più, un'altra volta ripeto, Garland per me è un grandissimo regista e questo film è qui a dimostrarlo. È un regista che non cerca mai di lisciare il pubblico, ma cerca sempre di far pensare il pubblico. Questa volta lo fa attraverso un film di guerra. Grazie a tutti quelli che hanno seguito questo video, grazie a tutti quelli che donano su Patreon, come ho detto, grazie a tutti quelli che mi vogliono bene e a quelli che seguono il canale, grazie a tutti anche a quelli che mi vogliono male, gli haters e tutti i troll del cazzo che tanto continuano a farmi iscrivere ancora di più persone sul mio canale. E quindi un abbraccio totale a tutti, un abbraccio gigantesco soprattutto a mia moglie Eleonora, senza la quale nessun video sarebbe uscito, men che mai questo Civil War.